Se io sono pieno di soldi e vedo te che stai molto soffrendo, se ti considero diverso, se separato da me, le dico io mi sono guadagnato, te no, quindi va poco a paradiso. Ecco, non mi è difficile fare questo. Ma se io non sono, oltre che distinto, non sono separato, avrò un problema di empatia con te. Per cui non mi andrà del tutto bene che tu soffra, perché se no soffro anch'io, perché entro in risonanza. E allora farà questo, farà sì che io non mi occupo del bene mio e basta, ma mi occupo anche del tuo. E allora questo orienterà le mie scelte di vita in modo che non sto bene solo io. Ogni mia scelta sarà orientata al bene comune. Ora, questo è un passaggio che è impossibile fare qui. È proprio, non funziona qui, perché ogni volta che io mi occupo anche del bene di un altro, o perché sono depresso, o perché voglio manifestare la mia immagine di persona buona, ma io mi occupo del bene comune se vedo che l'insieme, io sono l'insieme di tutto, per cui se c'è la gente che soffre, soffro anch'io, allora sono mica scemo a soffrire, e per non soffrire mi occupo del bene comune. Perché è il mio interesse, non mi contraddice, capisci? Questo vale per esempio nel mondo dell'ecologia. Allora, c'è l'ecologia superficiale, quella che viene parte dall'ego, e dice, abbiamo visto che le foreste stanno diminuendo nel mondo. Se diminuiscono le foreste diminuisce l'ossigeno, aumenta l'anidride carbonica, aumenta l'effetto serra. Staremo tutti peggio. Smettiamo di tagliare le foreste. E questa è l'ecologia. Altri dicono, a me delle foreste non me ne importa niente, in questo senso che tagliando le foreste io ottengo un tale vantaggio personale che se anche il mondo sarà un po' peggio, facendo il confronto guadagno e perdite, sarà un po' più a effetto serra, ma io starò talmente meglio che me ne frego. Un mafioso una volta disse a un suo collaboratore che gli faceva questa osservazione, senti, ma se noi avveleniamo le falde acquifere, poi... anche noi che acqua beviamo? E lui disse, ma io bevo acqua minerale. Sì, ma l'acqua minerale poi a un certo punto finisce. Quello che vi sto dicendo, l'ecologia profonda non nasce da qua, nasce da qua. E dice, io non taglio le foreste, se non in misura necessaria, minima, e cercando comunque di ricostruirle, perché io su questa terra non sono il padrone. Sono un ospite, come sono tutti gli altri esseri viventi. Il leone mangia la preda, ma non le distrugge tutte, si autocontiene. Il sistema si mantiene in equilibrio, con delle fasi. L'essere umano ha acquisito un tale potere che non ce la fa più a stare in equilibrio. L'unico modo per cui può rimanere in equilibrio è che faccia questo passaggio, da qua a qui. A questo punto si autocorregge, altrimenti non ce la fa ad autocorreggersi, come fa? Non ce la può fare, comprendete?